zombie apocalypse. Buonasera. Allora, con Melania siamo andati a farci la spesa al Despart. Abbiamo preso queste cosette da tenere in casa. Il tonno dov'è, Melania? È storto, la telecamera. Ah, eccolo. Sì, è di tonno. Tonno. Quanti pezzi sono? A vedere. Uno, due, tre, quattro, cinque pezzi. Sì. Avvicina, Leonardo. Cinque pezzi. Dice che ce n'è uno gratis, ma a me non mi pare, perché tanto 5 e 29. Ma il tonno in casa serve sempre. Poi abbiamo preso, mio nipote ha voluto queste patatine. Che farò un video assaggio. Fonsier Saiva, 1,59 euro. Poi salame ungherese, questo è a 21,90 al chilo, quindi questo ha pesato 98 grammi, 2,15 euro. Questo è l'ungherese, insomma, dicono Galbani ungherese. Qua? La Giuditta canto il prezzo, sì che sì, il prezzo l'hai detto, sì, sì, sì. 2,15 esattamente. Poi? Questa pasta fusilli che piace a Melania, sì, perché era appassionata da quando la prendeva mia madre, che ero piccolissima. Pasta quindi... carofalo fusilli, 1,29 euro, è abbastanza caruccia, pare che sia mezzo chilo, grande, sì, 500, molto piccolo, esattamente. Poi formaggio Gran Campidano, che è una specie di... una specie di grana padano, anziché padano è Gran Campidano, formaggio Gran Campidano. Questo viene al chilo 8,90 al chilo, ha pesato 710 grammi, totale 6,32 euro. Ecco qua, fallo vedere, ecco ragazze, vedete? Si vede, sì, ok. Poi c'è pasta Barilla, lasagne, eccole qua, sì, carucci anche queste, però 500 grammi, sono buoni come, eccole qua, sì, perché l'altro giorno ne avevo in casa di questa pasta, l'ho fatta avanti ieri, queste lasagne, loro erano durissime, non erano buone, costavano di meno, ma però, valevano, confermo di meno. anche io. Barilla lasagne, sì, 2,29 euro. Ecco. Latte intero. Due bottiglie. Aspetta, perché sì, non viene tutto in linea, l'ha messo diversamente. Mm-hmm. Una bottiglia, 1,59, questo lo prendo sempre, buonissimo. Ti arborea. Qui ci sono 6 uova fresche da allevamento a terra, italiane, categoria A. Non so neanche fare cosa vedere, voglio dire. No? Eccole. Sembrano grandi, ma sono anche, dico io, un po' a mercato nero. Uova Despar, 6 uova, 1,89 euro. L'altro latte intero che metto qui a fianco all'altra bottiglia. Lasciala, vedi a Corea per farli vedere, no? 1,59 euro. Sì. Poi volevo un olio vergine, un olio vergine d'oliva, ma extravergine d'oliva, extravergine d'oliva, però era troppo secchi, caro, allora ho optato per questo secchi, un litro, Sansa e Oliva, 3,95 euro, che è un bel pochettino. Eccolo qua ragazze, vedete, c'è un po' troppa luce, ma ecco qua. Poi questa lattughina a coppetta, una piccola lattughina, al chilo costa 2,99 euro, ma ha pesato 130 grammi, noi siamo due, sì, totale 39 centesimi, già sopravviveremo, ecco, anche se tanto. La romana ho visto che era aumentata tanto.
mentre su a disca al coso, come si chiama? Discount di Eurospin. Non ne fa parlare, sì. Eurospin costa molto meno la verdura, si risparmia, però è lontano da casa mia. Poi cioccolato, filetti grandi. Sarebbero questi. 1,50 euro, non mi pare che siano neanche tanto grandi. Questi sono 150. Sono gianduiotti con nocciole, quindi per i tuoi denti saranno uno spasso. Lo dirò a me. Allora, questa è la spesa cosucce che servono sempre in casa. Come oggi è venuta una persona e per il caffè era troppo tardi e quindi sono rimasta senza darle un bel niente. Mi perdonerà. Allora, vi auguro. Totale complessivo? Ecco, brava. Ecco, sì. Totale complessivo 31,14. 31,14 euro. Sì, bene, sì. Ragazze. Sì. Se vi piace questo canale, mettete un bel like di supporto per aiutare a crescere il mio canale YouTube. Ma non li congelare. Iscrivetevi se non siete obbligate. Comunque, se volete iscrivere e supportare me e mia nonna Dolce. Allora, attivate la campanella e fatemi sapere qua con i commenti, sempre garbatamente, ovviamente. Saluto le Martinos, perché vi segue anche lei ogni tanto, non lo ammette, ma vi segue, vi guarda. Ciao le Martinos, un bacio. Io saluto tutti, auguro a tutti una buona domenica in Cristo, con tanta speranza, perché ne abbiamo bisogno. La situazione non è bella, vediamo tutti i contagi che ci sono, adesso vengono quelli con le barche, le extracomunitarie, non si fanno vaccinare perché se no li fanno firmare, se non vogliono firmare, cari miei, hanno qualcosa da nascondere e di grosso, quindi io, se fosse lo Stato, che sono niente, l'avrei presi tutti, caricati e riportati nel loro paese, perché non possono farci questo. L'aumento dei contagi è sempre in crescita. Adesso vogliono vaccinare i bambini, le mamme già sanno cosa fare, vanno a chiedere ai loro pediatri e se i bambini possono essere vaccinati, verranno vaccinati. Se noi stiamo facendo tutti i sacrifici, tutti che sembra quando ci vediamo quasi quasi abbiamo paura uno dell'altro per questo virus, perché loro devono venire in Italia e fare i prepotenti? Se lo Stato dice ti faccio il vaccino ma tu firmi, loro invece non si vogliono vaccinare. Per non fare dare la loro firma. Facciamoci due conti in merito. Io vi auguro tante cose a voi, al mondo intero, perché abbiamo un nemico dell'umanità. E quindi stiamo attenti, speriamo in Dio, però ciò che è giusto è giusto. Vi saluto con tanto affetto. A tutte le persone che ho servito in una vita di fare la negoziante, e ringrazio ancora tutti quelli che hanno varcato la soglia della mia porta per comprare. Un grande abbraccio a tutti, un forte saluto e tante cose buone a tutti. Auguriamoci tutti insieme, e certo che lo facciamo tutti, che passi questo momentaccio. Ciao. Arrivederci, buonasera. Ciao, un ciao, un bacio ragazzi, a presto, buona vita a tutti. Ciao.